Siamo agli assoluti di primavera qui a Riccione, nel bar della Polisportiva Riccione. Siamo in compagnia, come vedete, con il grande assente di questa manifestazione primaverile, Marco Orsi. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti gli amici di Corsia 4. Grazie e benvenuto. Marco, allora, abbiamo tutti appreso questa notizia che, insomma, ha fatto un po' storgere la bocca per il dispiacere di non vederti in questa competizione. Sappiamo che comunque il problema è in via di soluzione, quindi adesso il prossimo appuntamento che abbiamo qual è? Allora, intanto io sto molto meglio, mi sono ripreso quasi del tutto, ho fatto 2-3 settimane di stop, non stop totale perché comunque un po' di contatto con l'acqua devo averlo, infatti anche a questi campionati italiani ho voluto esserci anche se non gareggiavo, perché senza i miei compagni, senza il nuoto non so stare. Io sto meglio, adesso la stanchetta se n'è andata perché era solo questione di stanchetta, solo che mi faceva fare dei tempi che non erano nelle mie corde. E prossimo appuntamento è l'allenamento. Per me l'allenamento fondamentale per comunque arrivare a Rio de Janeiro nel migliore dei modi. Per andare a Rio de Janeiro bisogna qualificarsi e il primo appuntamento era questo, l'ho mancato, bisognerà fare gli europei, ma non credo che riuscirò a essere nelle migliori condizioni perché comunque mancano 3 settimane agli europei. Se inizio adesso ad allenarmi non ci arrivo nel migliore dei modi, quindi penso che sarà a Sette Colli a giugno a Roma dove dovrò dimostrare qualcosa. Quindi adesso ci proiettiamo direttamente a fine giugno nel bellissimo ambiente dello stadio del Nuoto di Roma, il Sette Colli. Quindi però, insomma, in questo assoluto, insomma, abbiamo visto un ottimo Luca Dotto che è tornato nei suoi splendori di qualche anno fa. Infatti dopo il 2011 non è più riuscito comunque a ripetersi nei livelli in cui poteva tranquillamente stare, ha fatto 4-5 anni di buio, poverino, ed è tornato un po' nell'anno in cui conta, nel 2016. Ieri ha fatto la prestazione, io mi aspettavo un 48-0, è andato sotto 47-9, infatti gli ho detto, sono arrabbiato con te, ma non perché sei andato sotto, cioè, hai fatto un tempone, ma perché sei andato sotto 48, volevo essere io il primo a farlo, vabbè, vorrà dire che sarò il secondo, ho detto. Però no, tanti complimenti a Luca, è stata veramente una grandissima gara. E questo mi dà uno stimolo in più per magari fare bene per Rio, quindi lo aspetto magari a Rio de Janeiro insieme, non sarebbe male. Quindi adesso, oltre che i dovuti e giusti complimenti a Luca Dotto per essere il primo italiano sceso sotto i 48, visto che sei da spettatore in questi assoluti, fino ad oggi quali sono i tuoi compagni di vasca e comunque tutti i ragazzi che ti hanno colpito? Vabbè, come sempre, ma in assoluto mi ha colpito soprattutto Gabriele Detti ieri nel 400 stile. Non pensavo andasse così forte. Io Gregorio e Gabriele li conosco da tanto e hanno alzato il livello di allenamento a livelli esagerati, e questi sono i frutti di un lavoro di Stefano Morini che porta veramente a queste altissime prestazioni. Addirittura ha fatto quasi il record italiano di Massimiliano Rosolino. Poi, vabbè, Luca ieri mi ha sorpreso molto, ma in generale comunque anche Piero Codia ieri, due giorni fa nel 100 Elfino, mi ha sorpreso molto. Comunque c'è un livello abbastanza buono, diciamo che ci sono alti e bassi, perché in alcune gare, tipo il due dorso femminile, il due dorso maschili, il livello è un po' basso. Il 100 rana, purtroppo abbiamo perso un ranista importante, abbiamo trovato un stile librista, il delfinista e il dorsista, ma anche il ranista per la 4% mista al top. Però dai, un buon campionato, non è ancora finito perché manca ancora 2 giorni e magari oggi pomeriggio ci regalano un bel 50 stile, che ne so. Spero che non facciano il mio record perché anche quello, se no mi tocca riparlo. Potrebbe essere qualcosa che ti aiuta a andare ancora di più. Ma passando un attimo da Riccione a Bologna. Bologna settimana scorsa ha inaugurato finalmente una vasca che la possiamo definire una bellissima vasca. Sei stato comunque partecipe, testimone di questa apertura. Quindi adesso siamo a posto. Siamo a posto dal prossimo anno, credo, perché aprirà fine giugno, inizio luglio, quindi comunque la useremo poco per gli allenamenti in vista di Rio. E, una vasca bellissima che aspettavamo da tanti anni, perché dal 2000 al 2001 che era chiusa, io l'ho vista quando avevo 10 anni.
l'ho sempre tenuta sotto controllo perché adesso ci abito addirittura di fianco, quindi ci andrò a piedi o in bicicletta, perché a piedi mi stanco. E quindi siamo stati fortunati, finalmente abbiamo una piscina come si deve anche a Bologna, perché comunque Bologna e comunque l'Emilia Romagna ha portato alle Olimpiadi, ai campionati mondiali, così tantissimi atleti bolognesi. Nel 2012 eravamo in 8, 7-8 atleti olimpici, quindi e nessuno aveva una, cioè non avevamo una vasca in cui allenarci degnamente. Adesso ce l'abbiamo, speriamo di sfruttarla nel migliore dei modi e speriamo anche magari di ospitare un campionato italiano assoluto o magari qualche manifestazione internazionale, perché la vasca è tanta roba. Beh, sarebbe una giusta opportunità che diamo a questa vasca. Noi di Corsia 4 ti ringraziamo, ti facciamo i nostri auguri di vederti presto in acqua, pronto e gagliardo. Come sempre. E grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a voi, saluto a tutti.